No? A questa idea Habermas rimane legato, cioè lui pensa che effettivamente ci sia già un nucleo di Europa capace di avere un'azione politica, di svolgere un'azione politica democraticamente legittimata, che non è affatto bloccata. Perché? Perché per esempio lui valuta molto positivamente due innovazioni che ci sono già in Europa. La prima è la preminenza del diritto sovranazionale sul diritto nazionale, e la seconda la divisione del potere. Questo è un discorso che faceva prima Marco, la divisione del potere costituente tra cittadini dell'Unione e popoli europei. E questa è evidentemente una scelta che ha fatto l'Europa rispetto al discorso di Madison. Prima Cacciari faceva riferimento agli Stati Uniti d'America, al federalismo americano, che si chiedeva chi è? We are the people of United States, ma noi chi? Oggi in Europa esistono dei soggetti legittimanti che sono di fatto degli individui, al tempo stesso cittadini degli Stati e cittadini dell'Unione. E in questo senso quindi il discorso è, diciamo, positivo e anche, certo, sempre realistico, realisticamente positivo, così come molto spazio è dato al concetto di solidarietà, una solidarietà civica indispensabile tra i popoli europei. Però anche qui rimane, secondo me, un aspetto, se vogliamo, illuministico e aggiungerei cacciarianamente utopistico, c'è una fiducia, cioè c'è una fiducia nei popoli europei che col passare del tempo si rendano sempre più conto dell'incidenza che questo livello europeo ha sulla vita dei singoli stati. E questo io ci vedo, insomma, un lontano e anche non esplicito riferimento a Kant, alla pace perpetua di Kant. Ripeto, l'Europa o è l'Europa delle città e delle regioni, oppure è l'Europa degli stati. L'Europa degli stati, genitivo possessivo, è quella che conosciamo. L'Europa degli Stati è quella che non è intervenuta se non punitivamente nei confronti della Grecia, è quella che ha messo a rischio e sta mettendo a rischio la stessa tenuta dell'euro. L'Europa degli Stati è quella che non è riuscita nemmeno a concludere il processo di integrazione economica, perché non esiste integrazione fiscale, non esiste integrazione delle politiche sociali, ergo c'è una moneta unica che non rappresenta nessuna unità di carattere politico né di governo effettivo. Questa è la storia, questa è la realtà. Poi, ripeto, Habermas può dire quello che vuole, ma questa è la realtà. La realtà è che l'Europa ha audacemente, illuministicamente, massonicamente deciso di fare l'euro, ma poi quando si è trattato di fare in modo che l'euro rappresentasse, come ogni moneta rappresenta, una unità politica e di governo, per il momento è fallita. Poiché questo fallimento comporterebbe il fallimento anche dei diversi stati, Germania compresa, c'è da augurarsi che si corra ai ripari, meglio tardi che mai. Quindi l'Europa deve diventare una unità politica, e questa unità politica può essere intesa soltanto in termini federalistici, perché un'Europa come Stato è una utopia nel senso negativo del termine. Cioè, sono le utopie positive che ti fanno ragionare e ti danno un orientamento, una prospettiva e hanno un senso, e ci sono le utopie che non hanno alcun senso, che sono pure fantasie. Tra queste c'è quella che l'Europa diventi uno Stato sul modello degli Stati nazionali che hanno avuto la grande stagione da cinque secoli, il grande prodotto dello spirito europeo, gli Stati nazionali.
come Stato europeo non lo avremo mai. Si può essere una federazione centrata su quello che è il grande patrimonio europeo, che sono le nazioni, che sono le città. Quindi il regionalismo è centrale, Luciano, è assolutamente centrale, consapevole dei suoi limiti, non un regionalismo chiacchierone, è centrale. Per funzionare il regionalismo deve essere, come dicevo prima, deve avere delle attribuzioni precise, le regioni europee devono sapere quello che devono fare e su quello che devono fare devono essere autonome, autonome. Non possono su ciò che è loro competenza perdere il tempo a contrattare, mediare, eccetera, eccetera, con questo e con quest'altro, con l'Europa, con la Commissione, con lo Stato nazionale, con i ministeri e così via. Queste sono le competenze e questo faccio io. E la mia responsabilità è una responsabilità a consuntivo. Hai fatto male, verrai cacciato, pagherai, eccetera, eccetera. Se no le cose non funzionano, in che direzione è andato il nostro Paese? Nella direzione opposta. Ha limitato i poteri degli enti locali, ha limitato i poteri delle regioni, non ha sbaraccato tutta una serie di enti che andavano sbaraccati perché quei poteri erano più utilmente sviluppabili dalle regioni o dagli enti locali, ha limitato le risorse e ha limitato anche i poteri. Quindi in una direzione opposta, ha creato materie concorrenti a destra e a manca, per cui appunto nessuno sa cosa deve fare, che cosa può fare, eccetera, eccetera, e così via. Cioè tradita completamente l'idea di autonomia da parte di tutti, perché tutti ci hanno messo il loro nel rendere il discorso sull'autonomia pura retorica in questo paese. Chi fa il sindaco, chi ha fatto il sindaco, ne sa qualcosa. Pura retorica, il discorso sull'autonomia, sull'ente locale, eccetera, eccetera. Bisogna riprenderlo in pieno, su scala europea. Su scala europea. Deve essere l'Europa che decide una prospettiva politica di questo genere. La prevalenza del diritto europeo, la prevalenza del diritto europeo, certo che è importante la prevalenza del diritto europeo, certo che è nella direzione che sto dicendo io, però è altrettanto vero che questo discorso del diritto, se poi non si cala in unità di politiche dal punto di vista sociale, eccetera, eccetera, diventa un discorso molto limitato, perché poi ciò che ci riguarda quotidianamente è appunto questo, no? Cioè che tu hai un trattamento fiscale completamente diverso dal francese, dall'olandese, dal danese, eccetera, eccetera. Queste sono le cose che poi interessano la gente. Cioè l'unità delle politiche, l'unità, hai un trattamento sanitario, previdenziale completamente diverso da una parte e dall'altra, questa diversità nei diritti e nei doveri che fa sì che non ci possa essere una effettiva cittadinanza europea. Va creata questa cittadinanza europea, ma la crei su che cosa? Eliminando le differenze, diventando tutti cittadini in uno Stato? No, avendo tutti effettivi, uguali diritti, uguali doveri, sulle questioni che ci riguardano quotidianamente, che sono quelle della previdenza, dell'assistenza, della scuola, eccetera, eccetera, no, mica, cioè il discorso del diritto in generale. E queste sono le questioni che vanno affrontate. Allora potrei avere davvero una cittadinanza europea. Il concetto di cittadinanza, classicamente, qual è il concetto di cittadinanza? Scusa. Perché io ero cittadino romano? Lascia perdere il cittadino di Atene, sta roba qua di Atene, cioè. Lascia perdere che l'idea della democrazia non c'entra un calo con le nostre idee di democrazia. Ed era appunto pura retorica anche la cosa di Mill che tu citavi. No, ma invece la cosa essenziale qual è? La cittadinanza romana. Perché io ero cittadino romano? Perché San Paolo era civis romanus? Perché Dante dice che Gesù Cristo era cittadino romano? In che senso era cittadino romano? Perché Paolo era ebreo, quell'altro era punico, quell'altro ancora era ispanico, quell'altro ancora era dalmata, quell'altro ancora era tracio? Perché erano cittadini romani? Perché avevano leggi comuni, va bene? Perché era la concordia legum, punto. La concordia, se non c'hai delle leggi comuni, che cavolo di cittadinanza europea vuoi avere?
E siccome voglio essere cittadino europeo, ma io voglio restare italiano e voglio continuare ad usare l'italiano se mi riesce, tu tedesco, tu francese, eccetera, eccetera, va bene. Allora, ecco, di nuovo il discorso federalistico, la concordia delle leggi e un'organizzazione federalistica. E per continuare l'esempio romano, visto che siamo romani, e abbiamo inventato non soltanto le fogne, il cittadino romano è l'impero romano aveva una sua struttura, sai, federalistica. Cosa credi che potessero reggere un impero del genere con che cosa? Erano altamente autonome le grandi città romane, ma altissimamente autonome. Dopodiché, se non rigavano dritti o facevano delle, potevano essere anche a volte severamente puniti, ma voglio dire, ma era un'organizzazione che dava largo spazio alle autonomie, l'impero romano, non era mica la Germania di Hitler l'impero romano, Quindi ci sono delle idee della nostra tradizione a cui attingere per pensare l'Europa come, e la cittadinanza europea come una concordia nelle leggi, tutti uniti dalla legge, non dall'etnia, non dalla lingua, non dalla religione, ma dalla legge. Ma devono esserci queste leggi che mi uniscono, perché se io invece dico qua, sai che cosa, qui sto fisco, e sai cosa faccio? Io vado in Olanda dove non lo vado in qualche stato, come dire, sì, vado in qualche stato tra virgolette canaglia, che non sono soltanto nel paese delle banane, ma anche in Lussemburgo, così tanto per non far nomi, va bene? Ecco. E fine dei giochi, no? Allora, che concordia delle leggi c'è, che cittadinanza c'è? Parliamo di cose, come dicono i filosofi seri, torniamo alla cosa. Allora, queste sono le cose da affrontare, senza retorica, senza ideologia, e sono quelle essenziali, ripeto, soprattutto per i giovani, perché chi ha fatto ormai le sue esperienze, eccetera, eccetera, e i suoi fallimenti, fine, pace all'anima sua, e più tardi tramonta definitivamente, meglio è. E cerchiamo invece di costruire l'agenda per il futuro, per il dopo tramonto o per il futuro del tramonto. Questa è l'agenda concreta che la nuova generazione devono esigere che venga impostata, poi se verrà risolta, ma esigere che venga impostata concretamente e realisticamente, senza chiacchiere, senza retoriche e senza demagogia e populismi che coprono il vuoto. La demagogia e il populismo non è mai qualcosa così, no? Che nasce spontaneo, è l'effetto del vuoto. Laddove c'è un vuoto politico, in qualche modo si copre, è una legge fisica, c'è un vuoto politico, in qualche modo viene coperto. E quando c'è questo voto viene coperto appunto da demagogia e populismo, che possono nascere ovunque, destra, sinistra, centro, sopra, sotto, dovunque. Ecco. E questo sarebbe davvero esiziale, perché se noi pensassimo di poter coprire questo vuoto e i problemi colossali che abbiamo qui anche affrontato molto schematicamente con la chiacchiera, allora davvero non ci sarebbe nemmeno nessuna terapia possibile, no? Perché la terapia possibile è quando almeno la diagnosi è rigorosa, spietata finché si vuole, ma rigorosa. Io credo che qui qualche cosa in questa direzione si sia detto, e per quanto riguarda la terapia, poi chiaramente occorre politica, occorre ceti dirigenti, non soltanto ceti politici, ma occorre soprattutto, io ritengo, l'impegno, è davvero l'impegno competente che occorre venga formato, eccetera, dalle nuove generazioni. Come si è visto, l'incontro è stato di straordinaria qualità. Naturalmente non possiamo andare oltre, anche se accettiamo, diciamo, la sfida che abbiamo raccolto qui, grazie alle provocazioni e alle riflessioni di Massimo Cacciari, aiutate anche dai contributi degli altri discussori, perché ci interessano
le cose del nostro sistema istituzionale, del nostro discorso democratico. E proprio su questo fronte noi porteremo avanti l'esperienza della scuola di regione. Il 27 di luglio ai Gesuiti ci troveremo a dibattere sulla Marca Adriatica, questa forma di alleanza di regioni, Molise, Abruzzo e Marche, con i due presidenti e poi anche con altre espressioni, diciamo, della responsabilità pubblica. Oggi non è stata la circostanza, diciamo, specifica. Io volevo sottoporre a Massimo Cacciari una domanda, ma non è detto che prima degli appuntamenti importanti dei tempi futuri non ci capiti di riaverlo qui, per esempio per ragionare su una grande questione. Quanto grandi bisogna essere per farcela nello scacchiere internazionale, per farcela garantire diritti? Quanto grandi bisogna essere come città, come regioni? Perché è partita una riflessione a Pescara, diciamo, dentro questo discorso pubblico che ci preme, se Pescara debba ingrandirsi, gonfiarsi o debba invece fare alleanze, questo per la città, così come per la regione Abruzzo. Deve diventare il suo contrario, deve mettersi in discussione, deve stringere alleanze. Come organizzare il suo protagonismo nello spazio europeo? Anche su questo Cacciari, da sindaco, da filosofo, da decisore, da polemista, ha portato avanti un bellissimo, secondo me, riuscito discorso. Io mi ricordo anche un confronto con Padova dentro la dimensione urbana. A me piacerebbe che da questa esperienza della scuola di regione, raccogliendo il contributo di tanti competenti che sono anche in sala, io ho riconosciuto i due presidenti delle Camere di Commercio, presidenti della Confindustria, amici vari impegnati nell'Accademia, nell'impresa, nell'università, nella scuola, tutti insieme, per esempio, potremmo cercare di capire che cos'è che deve essere il futuro di questa regione, come organizzarlo rispetto alle nostre prossimità, per fare sì che la risposta alla domanda quali diritti in più noi dobbiamo garantire, perché è una grande questione della politica, quali sono i diritti in più, quali doveri in più. A me sarebbe piaciuto, ma ci saranno altre occasioni, per esempio, che ruolo dovranno avere i partiti in questo tempo nuovo che sta davanti a noi? Perché poi la cittadinanza europea va bene, l'abbiamo, diciamo, accennata, delineata per grandi righe, ma chi è che parteciperà e consentirà la partecipazione del cittadino alla pubblica opinione europea? Quali sono gli strumenti, i canali? Esiste oggi una parvenza di partito europeo, di partito transnazionale? Fischer giorni fa, quel bravo ex ministro di Schröder, che purtroppo ha cominciato presto e ha lasciato molto presto la sua esperienza di ministro, ci ha fatto sentire una sua opinione su questo fronte. Lui dice: noi avvertiamo anche un vuoto sul piano della pubblica opinione europea. Non sarebbe il caso di convocare tutte le maggioranze elette di tutti i parlamenti e tutte le minoranze elette di tutti i parlamenti per fissare un punto di partenza? Insomma, esiste una questione e io penso che queste questioni solo il discorso pubblico possa riuscire ad affrontarle. Un maestro che ci ha aiutato a capire il valore del discorso pubblico è stato, almeno in Abruzzo, proprio Luciano Lussi. Con la memoria alla sua esperienza, io vorrei concludere questa giornata invitandovi tutti il 27 di luglio ai Gesuiti di Pescara. Grazie a Massimo Cacciari.